bentornati all'appuntamento con Cronache Bestiali, la nostra trasmissione interamente dedicata al mondo degli animali. Come sempre parleremo di salute, di alimentazione, di educazione e come in ogni puntata andremo a conoscere un'amica a quattro zampe in cerca di famiglia. Siamo nuovamente in compagnia del dottor Martini per parlare della salute dei nostri amici a quattro zampe. Oggi parleremo delle malattie che riguardano il coniglio. Ecco, quali sono le patologie più diffuse? Il coniglio soffre di alcune patologie infettive come la mixomatosi o la malattia emorragica e sono due malattie per le quali esistono dei vaccini e quindi è bene fare una profilassi contro queste malattie. E esistono poi delle malattie cutanee, in particolare la rogna, una malattia piuttosto comune nel coniglio, e poi malattie che coinvolgono gli organi interni. I conigli sono molto soggetti per esempio a avere problematiche dell'apparato riproduttore come tumori delle ovaie, dell'utero o infezioni dell'utero. Per questo le femmine per esempio sarebbe bene sterilizzarle proprio per prevenire queste problematiche. E poi ci sono tutta una serie di problematiche dovute alla crescita sbagliata dei denti, perché i conigli hanno una crescita permanente dei denti, non sono come per esempio i carnivori che il dente una volta che ha finito di crescere rimane così. Il coniglio ha una crescita continua perché è un animale che usa i denti per rompere e spezzare per esempio i semi che mangia, e quindi il dente deve essere sempre affilato, soprattutto gli incisivi. Se c'è un problema per esempio di occlusione, ovvero gli incisivi inferiori e i superiori non combaciano perfettamente oppure l'alimentazione non è corretta, i denti, soprattutto appunto gli incisivi, possono crescere in maniera abnorme e dare delle problematiche anche molto serie. Quindi diventa importante l'alimentazione, diventa importante controllare questo aspetto. Quali sono le prime cose da fare quando prendiamo un coniglio? Portarlo dal veterinario per fare una visita, una prima visita, e poi impostare sia il piano vaccinale, quindi di solito si fa un primo vaccino a 2 mesi contro le malattie di cui parlavo prima, e poi ci sono dei richiami che possono essere o semestrali o annuali, e fare controllare al veterinario appunto l'occlusione, la chiusura della bocca e dei denti, e poi farsi dare dei consigli sull'alimentazione, perché l'alimentazione nel coniglio è una cosa fondamentale, sia per il discorso che dicevo prima dei denti, ma anche perché si possono commettere degli errori che poi portano a delle malattie molto serie. Quali? Digestive. Per esempio, se noi usiamo troppi semi, e molti mangimi in commercio sono ricchissimi di semi, quindi grano, girasole, che sono buoni, quindi il coniglio li predilige, però in realtà i semi sono troppo calorici, quindi tendono a fare ingrassare troppo il coniglio e possono portare a dei problemi intestinali come le coliche, perché il coniglio ha un intestino che è soggetto a gonfiarsi di aria. Se io do alimenti troppo calorici, questa cosa può essere accentuata e le coliche intestinali, il blocco intestinale nel coniglio può essere anche mortale. Quindi pochi semi, quello che il coniglio deve mangiare di base è erba, fieno, che può essere fieno essiccato, fieno in pellet o anche erba fresca, erba di prato, e va benissimo anche la verdura, quindi piante a foglia larga, insalate, radicchio, finocchio. E la frutta deve essere data anche quella con cautela, al massimo una volta alla settimana, perché anche quella è particolarmente calorica. Quindi la base deve essere l'erba. Quindi insomma, un animaletto che richiede alcune attenzioni. Richiede attenzioni, spesso viene preso sotto gamba, e invece è un animale delicato che richiede attenzione ed è un animale che ama molto la compagnia, quindi il coniglio chiuso in gabbia è un coniglio che soffre. Il coniglio va fatto uscire, ama scorrazzare per la casa, certo bisogna stare attenti. Ci sono dei pericoli in casa per il coniglio? Sì, ci sono molti pericoli, in particolare i fili elettrici, perché il coniglio ama rosicchiare, come dicevo prima, e quindi se trova un filo elettrico lo può mordere, scoprire i fili e anche rimanere folgorato. Però non per questo, appunto, come dicevo prima, va relegato in una gabbia, perché sono animali socievoli che amano stare in compagnia e fare attività. Bentornati all'appuntamento con la salute, siamo nuovamente in compagnia della dottoressa Chiara Caporali del Centro Dermatologico Veterinario. Oggi parliamo di forasacchi. Cosa sono?
Allora, i Furasacchi sono delle piccole spighe selvatiche di qualche centimetro di dimensione e si caratterizzano per un aspetto lanceolato, quindi hanno questa forma a lancia e se uno li tocca hanno tutte delle dei bordi molto, molto ispidi, quasi rugosi, che poi sono la causa del problema dei Furasacchi, perché una volta che penetrano a livello cutaneo nelle zone poi interessate, rimangono bloccati proprio a causa di queste appendici molto rugose. In che periodo dell'anno si trovano i Furasacchi? Allora, il Furasacco è una problematica prettamente primaverile ed estiva, quindi è un problema per i nostri animali nell'arco di tempo che va da aprile fino a ottobre, finché poi c'è il caldo. Nel momento in cui il caldo passa, il problema non sussiste più. Cosa succede quando il mio cane entra a contatto con dei Furasacchi? Allora, dipende dalle zone interessate, nel senso che il Furasacco può penetrare su vari distretti. Se penetra a livello cutaneo, proprio per la sua forma caratteristica, tende a formare dei tragitti fistolosi perché va avanti e poi non riesce a tornare indietro. Quindi crea questi tragitti fistolosi dentro la pelle. E di conseguenza poi determina infezione. Quindi, se uno nota che il cane si lecca insistentemente alcune zone cutanee, bisogna che vada a vedere e ispezionare la parte per far escludere che non ci sia un Furasacco. Se penetra a livello di naso, il cane molto spesso comincia a starnutire e se uno è fortunato, attraverso gli starnuti lo espelle, altrimenti, può rimanere bloccato nel naso e lì è necessaria una rinoscopia per estrarlo. Stesso problema se penetra nelle orecchie, è un'altra zona dove se il Furasacco entra non è più in grado di fuoriuscire, quindi il cane può avere un dolore improvviso, soprattutto se riesce a penetrare fino al timpano, quindi se uno nota il cane che comincia a urlare o che tiene la testa ruotata da un lato, soprattutto in questo momento dell'anno deve pensare al Furasacco. Altro problema se penetra a livello dell'occhio. Quindi tende a localizzarsi all'interno della terza palpebra molto spesso e dà una lacrimazione importante dell'occhio con il cane che poi ha difficoltà, proprio ha dolore ad aprire l'occhio perché proprio visto l'aspetto molto rugoso di questi Furasacchi determina poi delle abrasioni, delle cheratiti a livello corneale e quindi poi forte dolorabilità e lacrimazione. Quali sono le zone che devo tenere maggiormente sotto controllo? Allora, l'unica cosa che purtroppo io posso fare da proprietario è fare un'ispezione accurata del mantello dell'animale quando ritorna da una passeggiata, perché quelli che rimangono bloccati nel mantello molto spesso sono quelli che poi dopo, col passare del tempo, penetrano all'interno della cute. Quindi rientrando dalla passeggiata dovrei spazzolarlo o comunque cercare di rimuovere tutti i Furasacchi che sono rimasti esternamente aggrappati al pelo, con particolare attenzione alle zone diciamo meno visibili, quindi in particolare gli spazi interdigitali, la zona ascellare, le zone inguinali. E l'ideale sarebbe anche quello di cercare di mantenere il più possibile corto il mantello a livello dei piedi, in modo tale che così come si fermano io li vedo e li riesco a togliere meccanicamente, perché altrimenti poi tutto il resto è compito del veterinario. Ci sono dei modi per proteggere il mio cane dai Furasacchi? Purtroppo orecchie e naso no, mentre è una cosa buffa, ma ci sono in commercio dei pare-orecchie, soprattutto per quei cani che hanno le orecchie pendenti o comunque abitudine o diciamo la sfortuna di prendere continuamente dei Furasacchi a livello di orecchie, ci sono dei pare-orecchi tipo delle cuffie da mettere. Che fanno sì che l'orecchio rimanga aderente alla superficie della testa in modo tale che i Furasacchi non riescono a entrare. Questo è un ottimo metodo perché poi se il cane non è collaborativo non si riesce a togliere il Furasacco se non con l'anestesia, quindi così si risparmiano un sacco di problemi per il cane e di spese per il proprietario.
È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso bortolo ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarlo ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Enci Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati, siamo nuovamente in compagnia di Simone Grotti per parlare ancora una volta di cuccioli. Ecco, quando il cucciolo arriva a casa, cosa fare se io ho già un altro cane? Se abbiamo già un altro cane, quindi questo cane sarà adulto, la cosa più importante è rispettare il cane che già c'era. Quindi, per evitare la possibilità che ci siano delle liti, dobbiamo andare a gestire tutte quelle risorse fondamentali per un cane, che sono lo spazio, la sessualità, però non la possiamo comunque gestire, le attività, che è la cosa, forse che è la cosa più importante fra tutte, e il cibo. Quindi lo spazio lo gestiamo facendo capire al cucciolo che la cuccia dell'altro cane è zona off limits. Se il cane dorme, sta tanto sul divano, anche quella è una zona. La zona vitale del cane è una zona off limits. Non deve, esempio questo, se fatto da un altro cane può essere visto come invasivo, un saltare addosso, che poi non è. È sicuramente una ricerca di interazione per il cucciolo. Ero bellissimi, sì, però può essere vista in modo troppo invasivo per il cane. L'alimentazione, nei primi tempi, è bene farli mangiare separati. Io preferisco comunque sia scegliere la stanza più grande della casa e farli mangiare ai due lati opposti della stanza. Perché? Perché almeno si vedono. Però noi nel mezzo a gestirli, perché il cucciolo mangia, magari mangia velocissimo e poi boom, si fionda addosso all'altra ciotola. E questo può non essere tollerato, perché loro sono abituati a mangiare tutti insieme, la cucciolata tutti insieme si prende e si mangia. Il cane adulto era solo fino ad ora, nessuno gli ha mai dato noia. Si vede questo qui che gli vuole rubare il cibo, può essere una situazione spiacevole. Se non si è in grado di gestire questa separazione, due stanze separate e poi portarli a mangiare insieme. Portarli a mangiare insieme perché? Perché devono imparare a rispettarsi, se no avremo sempre la possibilità di una lite in futuro. Quindi dovranno imparare col tempo a condividere gli spazi, condividere il mangiare, non per forza dalla stessa ciotola, però mangiare vicini, e poi l'attività cosa vuol dire? Le attenzioni, è già un'attività, perché se io voglio coccolare il cane è un'attività che io sto facendo con il cane. Se io porto a passeggiare, andiamo in un'escursione, una giornata fuori, o semplicemente mi sdraio sul divano, guardo un film col cane qui accanto a me. Questo tipo di attenzioni vanno gestite. Bisogna dare principalmente attenzione al cane che già c'era e poi al cucciolo. È molto difficile perché il cucciolo è un catalizzatore di attenzioni. Poi nell'ingresso, però in questo caso meglio farsi seguire da una figura, bisogna lavorare sugli ingressi in casa. Quindi io
entro in casa, il cane come mi reagisce? All'ingresso, il mio cane adulto, nel vedere entrare in casa un cucciolo. Può reagire bene, può reagire male, magari non me lo tollera perché c'è un fattore di territorialità. Quindi li faccio conoscere fuori casa, in un ambiente neutrale. Dopo faccio entrare il cane adulto e il cane piccolo. Il cane adulto e il cane piccolo. Il cane piccolo e poi entra il cane adulto. Di modo, tutto al guinzaglio, tutto in modo molto naturale, lasciando che i cani anche si esprimino. Non in aggressività, però se sono curiosi, il cane si incuriosisce, vuole conoscere, vuole interagire, lascio che si esprimano. Invece come posso far socializzare il mio cane con gli altri cani che posso trovare in giro, al parco? Bisogna valutare le caratteristiche, fare una lettura veloce di quello che è l'altro cane. Se l'altro cane ha volontà di conoscere, allora partiamo da un presupposto, cane di piccola taglia, cane di grande taglia. Se io ho un cucciolo di piccola taglia, può essere un canino di 2 kg volendo, cane di 2 kg, io faccio molta fatica a socializzarlo, perché qualsiasi cane, anche altri cuccioli di taglie più grandi, gli risultano enormi. E se io mi vedo arrivare addosso una cosa enorme, quindi è come se io ti guardassi da qua giù, sento un senso di chiusura, di oppressione, quindi bisognerebbe farli socializzare fra cani di taglie simili, innanzitutto. Quindi l'ideale è fra cuccioli, stessa taglia, stessa razze diverse, che fra co-specifici stessa razza giocano bene, sanno bene relazionarsi. Tra razze diverse il gioco cambia. Un molosso non gioca come un pastore, un bracco non gioca come un pastore, un doberman però gioca come un bracco. Fisionomie simili. Poi c'è la socializzazione ambientale. Nel frattempo il cane, il cucciolo deve conoscere tutto. Tutto, perché dopo sennò abbiamo il cane che ha paura della città, paura della macchina, paura del motorino, dell'aereo, del rumore, del temporale. Se vediamo che il cane si preoccupa, noi dobbiamo dare un'accezione, un concetto positivo al cane. Se mentre c'è un fulmine il cane boom, si spaventa, ok, stimolo improvviso, ti do un segnale di apertura, che può essere su di me, giochiamo, iniziamo a giocare. Ogni volta che c'è un fulmine iniziamo a giocare, vedrai che il cane dopo sente il fulmine, si attiva, felice. Oppure col cibo, a livello ambientale. La più difficile è dare un'accezione positiva sui cani. Per questo dico, ci vogliono i cani giusti. Bentornati all'appuntamento con l'alimentazione dei nostri amici animali. Oggi ci occupiamo di animali acquatici, quindi di pesci e tartarughe. In cosa consiste l'alimentazione di questi animali? Sì, allora l'alimentazione tendenzialmente consiste, c'è una differenziazione fra, specialmente nella tartaruga, fra la tartaruga di terra e la tartaruga acquatica. Comunque tendenzialmente parliamo di gamberetti e acciughette essiccate, quella è l'alimentazione principale. Nella tartaruga di terra consigliamo, oggi ci sono dei prodotti pellettati, si dicono, dove all'interno, oltre a questi, vengono estrusi anche un po' di verdura. Consigliamo sempre in quello di terra anche la foglia d'insalata, comunque quello che è la verdura con pigmento verde. Importante per la tartaruga di terra, anche per la sua per la digestione. Per quanto riguarda la tartaruga invece d'acqua, il gamberetto, l'acciughetta essiccata è più che sufficiente. Contiamo sempre che le tartarughe hanno il suo periodo di letargo e nel periodo di letargo è meglio non farle mangiare, fargli fare il suo decorso. Al momento, diciamo, della primavera, quando escono dal letargo, invece hanno, specialmente nel primo periodo, nei primi 2-3 settimane, hanno bisogno di, diciamo, di un'alimentazione un po' raddoppiata, proprio per reintegrare quello che hanno perso nella fase di letargo, tendenzialmente. Invece per quanto riguarda i pesci? Per quanto riguarda i pesci, diciamo, anche lì si apre un po' un mondo, quindi dobbiamo tendenzialmente qua da noi, diciamo, si può racchiudere in due categorie, che sono i pesci di acqua dolce e i pesci tropicali. Va visto volta per volta sia il pesce, la tipologia, ma soprattutto nell'alimentazione molto importante è la vasca, è dove stanno, è la quantità di acqua che hanno a disposizione.
molto importante sono i filtri e quello che è l'acqua. Per quanto riguarda l'alimentazione, ci sono due, tendenzialmente quella secca a fondo viene chiamata, che quindi sono delle piccole palline sempre estruse, dove appunto certi tipi di pesci preferiscono e devono mangiare a fondo dell'acquario, mentre per altri, che possono essere il pesce rosso, acqua dolce o i nostri, quelli più comuni, si usa più il coriandolo, che è un'estrusione un pochino disidratata, un pochino più diversa, in modo da rimanere, diciamo, il cibo deve galleggiare un po' nell'acqua, perché hanno bisogno di muoversi e di fare un po' quello che è in natura la loro caccia, diciamo così. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso bortolo ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Elci Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve a Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Benvenuti ad uno spazio dedicato alle attività sportive da fare con i nostri amici animali. Ovviamente stiamo parlando di cani, ci troviamo ad Olmo, ad Dakota Dog, per scoprire appunto queste attività sportive. Quali sono le principali discipline? Allora, le principali discipline sono l'agility, l'obedience, ora ne abbiamo una che si chiama Rally O, che è molto alla portata di tutti, e poi il freestyle, che è un pochino più particolare, però molto divertente, perché il cane balla con il padrone. Ecco, quali sono le differenze, le peculiarità di queste discipline? L'obedience è praticamente un percorso che uno fa con il proprio cane, e il cane deve essere già predisposto e pronto per fare tutti gli attrezzi, quindi i salti, lo slalom e insomma tutto il percorso, e è una cosa sportiva, e quindi è un gioco con cui il padrone corre con il proprio cane e si divertono. L'agility forse è quella più conosciuta, insomma. È quella più conosciuta, perché oggi come oggi è più vista anche in televisione, si vede, no? Si vedono i percorsi, si vedono, mentre le altre che ho citato prima ancora sono poco conosciute e non si vedono. Però ecco, ci sono comunque le gare, i campionati e tutto quanto. In cosa consistono poi nello specifico? L'obedience è una disciplina molto più rigorosa, una sequenza di esercizi fatti in maniera molto precisa con il cane, che nel guardare sembra una cosa molto noiosa, no? Nell'osservare questi esercizi, invece per chi li fa comunque riesce a creare un ottimo rapporto col cane, perché è molto particolare, tu devi osservare il cane, devi creare un legame particolare con il cane per poter fare l'obedience. È una sequenza di esercizi, quindi da una condotta molto precisa fino a riportare un riportello, un salto, l'invio ad un cono, tutte cose un pochino più precise. L'agility invece abbiamo degli strumenti, degli attrezzi? L'agility abbiamo degli attrezzi, quindi abbiamo lo slalom, abbiamo la gomma, abbiamo
abbiamo il sisò, che sarebbe quella bascula, abbiamo la passerella, ecco, sono tutti attrezzi che vanno saputi far fare al cane con rispetto sempre del cane, perché comunque l'agility è bella, ma bisogna avere anche cani adatti per poterla fare. Ecco, il rallyo invece sono... Il rallyo è un percorso molto semplice, ci sono i cartelli messi in terra dove ti descrivono passo passo quello che devi fare e tu lo fai con il tuo cane. La cosa più semplice fra queste. Ecco, discipline sportive sia per il padrone che per il cane, ma che insomma servono anche ad instaurare un bel rapporto con il proprio animale. Assolutamente, questa è la base di tutto comunque, perché comunque lo sport che uno fa con il cane serve a instaurare un buon rapporto, ci deve essere il rapporto, altrimenti il cane, e deve essere una cosa divertente. Attività sportive che possono essere adatte ad ogni tipo di cane, ad ogni tipo di padrone? Allora, ad ogni tipo di cane sì, dobbiamo vedere comunque la struttura del cane e quello che vogliamo fare con il proprio cane. Invece i padroni? Tutti i padroni, anche lì abbiamo i bambini che possono assolutamente fare, anche le persone anziane, logicamente fatto con moderazione, nel senso è sempre importante fare il riscaldamento, questo sia per i cani che per i padroni, perché comunque è uno sport e quindi va riscaldato e fatto piano piano, sì, logicamente a livello agonistico ci vuole una preparazione un pochino più giusta. Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni, siamo come sempre alla Canile Comunale di Arezzo gestito dall'EMPA, oggi conosciamo Wendy. Chi è Wendy? Allora, Wendy è una cuccioletta di circa 5-6 mesi, è stata trovata abbandonata un paio di mesi fa insieme al fratello. Come stava quando l'avete trovata? Allora, erano molto magri, il fratello specialmente aveva un collare con una catena strappata molto stretta al collo e erano pieni di pulci e zecche. Oggi cercano una famiglia entrambi? Sì, entrambi cercano una famiglia. Il maschio è più pauroso, la femmina invece già si fa avvicinare, vuole le coccole, attenzione, però anche lei di base è sempre una canina molto paurosa. Ecco, a chi sono adatte, insomma, per quale famiglia? Allora, sono adatti a una famiglia magari che abita in campagna, lontano dalla città, che abbia un giardino, magari che non abbia figli molto piccoli, che dopo non sanno come approcciarsi bene al cane, la potrebbero spaventare. Va benissimo un'adozione anche con gatti e con altri cani. Ecco, ad oggi hanno 5 mesi, diventeranno una taglia medio grande? No, rimangono una taglia medio piccola, ormai non crescono molto più di così e ovviamente Wendy verrà affidata già sterilizzata. Possono essere ovviamente adottati anche da soli? Sì, anche un'adozione non per forza di coppia. E chiunque volesse adottarli può rivolgersi come sempre a voi? Può venire sì qui in canile. Per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre va alla prossima puntata.